Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Membro VIP segreto della Wagner, della brigata, ed è in una lista insieme ad almeno altri 30 alti dirigenti militari. In parte è quello che accennavi di questa questione di trovare capillarmente, di cui parlava anche Marta Dassù. Però insomma mi sembra un elemento interessante. Sì, Surovikin a quanto pare era stato insignito di un riconoscimento da parte del gruppo Wagner. Ricordiamoci che il gruppo Wagner non ha mai fatto parte delle forze armate regolari russe, ma è sempre stato un vero e proprio esercito separato con un grado di autonomia, se non di indipendenza, molto elevato. Ed era questo che preoccupava Shoigu e Gerasimov, insomma i massimi vertici della difesa russa. Preoccupava dell'esistenza di un, appunto, un esercito indipendente a cui Putin e a cui alcune persone vicine a Putin avevano di fatto delegato il controllo di intere parti dei territori di Ucraina in mano ai russi. Noi abbiamo conosciuto il gruppo Wagner soprattutto per la battaglia di Bakhmut, la battaglia attraverso cui questo esercito appunto ha conquistato la città di Bakhmut, ma ecco, io sono stato con loro da quelle parti. Il gruppo Wagner controllava, al gruppo Wagner è stato appaltato il controllo di un'intera parte della regione di Lugansk e di parte della regione di Donetsk, quindi di fatto una amministrazione militare parallela rispetto a quelle filorusse controllate direttamente da Mosca. E quindi, questo, sì. Luca, dal 2014, fra l'altro, c'è una presenza o no? Sì. Allora, nel 2014 la Wagner era presente senza mostrine del gruppo Wagner, sì. Battendo espressione dell'esercito russo, insomma. I Wagner poi se ne andarono e tornarono, ricordo, nel febbraio-marzo del 2022, perlomeno ufficialmente, visibilmente, nella città di Donetsk, nell'area di Donetsk, e a partire dal settembre-ottobre del 2022 hanno iniziato anche un po' a diffondere un brand Wagner. Io ricordo in Russia, ma anche nel Donbass, come di colpo nei negozi, nei negozietti di souvenir, comparissero bandiere del gruppo Wagner, stemmi del gruppo Wagner, avessero aperto a San Pietroburgo addirittura un grande ufficio che non si occupava poi solo strettamente della dimensione militare, ma anche di comunicazione, per esempio. Certo, questo elemento oggi è molto sottolineato, l'aspetto della comunicazione dei media, diciamo, della Wagner. Sì. Luca, un'ultima cosa volevo chiederti. Intanto do anche il buongiorno e benvenuto a Lorenzo Pregliasco di Utrend. Ecco, buongiorno. Lorenzo, e poi arriviamo da te e vediamo anche su quali temi. Però Luca, volevo ancora chiederti una cosa che diciamo è nelle curiosità, ovviamente nelle curiosità e anche nelle apprensioni dell'opinione pubblica rispetto alla figura di Prigojin, no? Adesso faccio vedere, anche se... una vignetta di LK su Repubblica, eccola qui. Sembra che Putin stia ancora negoziando con Prigojin, Finestra o Polonio. La domanda che ti faccio è questa. C'è anche questo timore, cioè la possibilità che poi finisca in questo modo il regolamento, o con una vendetta, con qualcosa del genere? È uno scenario che c'è o è quello che pensi? Che si pensa, perché abbiamo visto tanti film e anche tanta realtà. Dunque, io questo davvero non lo so, non lo posso dire, non ho elementi per poterlo dire. Possiamo dire che negli ultimi anni, molte delle principali leadership, anche militari del Donbass, sono venute a meno, sono state uccise in attentati o in eventi, in scontri armati, in imboscate, che non sono mai state chiarite. Però veramente non posso ricollegare questi eventi alla dimensione del rischio, nel senso di opportunità politica e per Putin di provvedere a una resa dei conti di questo tipo, ecco. Ma la vendetta, diciamo così,